Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro programma di approfondimento giornalistico. Il durante, dopo di noi, questo è il tema di questa puntata, un titolo un po' criptico, ma capiremo meglio dopo. Vi presento intanto i nostri ospiti, sono infatti qui con noi, e li ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito, Francesco De Giovanni, che è il presidente regionale dell'ANMIC, dopo chiariremo anche che cos'è l'ANMIC, e accanto a me Romina Maresi, che è la presidente della cooperativa San Vitale, e Paola Fantinelli, che è la responsabile comunicazione dell'AMC, tra l'altro già è conosciuta dai nostri spettatori perché è stata presente in un'altra puntata in un altro nostro programma. Allora, presidente, che cos'è soprattutto l'AMC? Bene, grazie per averci invitato innanzitutto. Dovere. È un ente morale, sostanzialmente, un ente morale con personalità giuridica di diritto privato. Questo per l'emanazione della legge, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, che indicava ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che nominava come rappresentante e tutela di tutte le persone con disabilità la nostra organizzazione. Fino al 1978 eravamo ente morale con personalità giuridica di diritto pubblico, eravamo un ente pubblico a tutti gli effetti, poi dal 23 dicembre 1978 siamo passati a ente morale con personalità giuridica di diritto privato. Privato, quindi adesso fate per conto vostro. Facciamo per conto nostro, finalmente. Ecco, mi dica, Presidente, sì, facciamo una mini radiografia della vostra realtà. In Emilia-Romagna, lei è il presidente appunto regionale, sì, quanti siete, quanti sedi avete, come vi muovete? Sì, siamo circa 20.000 iscritti. Però. E abbiamo 9 sedi provinciali. La nostra associazione è divisa in maniera piramidale, dal vertice, dalla presidenza nazionale, alla direzione nazionale, al comitato centrale, e poi scendono alle aree regionali e provinciali. Certo. Presidente della cooperativa San Vitale, Romina, sì, Maresi. Che cos'è la cooperativa San Vitale? Dove ha sede e che cosa fa? Allora, la cooperativa sociale San Vitale opera nel territorio di Ravenna da oltre 30 anni, quindi ha una lunga storia e un lungo radicamento nel territorio. È una cooperativa sociale onlus di diritto ed è nata proprio dalla volontà del territorio, della comunità in cui si è sviluppata, in particolare dalle associazioni, dalle famiglie, per avere uno strumento specifico di promozione della qualità di vita delle persone con disabilità, della loro inclusione sociale e lavorativa. Quindi nel corso del tempo ha sviluppato una serie di servizi e, sì, di proposte, di opportunità che potessero in qualche modo essere un'occasione per le persone con disabilità di esprimere al massimo la loro potenzialità e la loro possibilità, quindi, di, certo, inclusione positiva all'interno, certo, della comunità. Immagino che lavoriate a braccetto tra anni. Lavoriamo assolutamente a braccetto, è una collaborazione che sta diventando sempre più consolidata, importante, e che soprattutto offre, diciamo, ad entrambi la possibilità di mettere a fuoco sempre di più i bisogni delle persone con disabilità, certo, e quindi gli strumenti, che in questo caso le competenze che può esprimere la cooperativa per soddisfare al meglio, certo, questi bisogni. Certo. Voglio ricordare soltanto che nell'ultimo anno la cooperativa ha investito molto anche in un progetto di comunicazione, sì, di cui anche in questo momento probabilmente possiamo considerarlo, insomma, come uno dei tasselli. E abbiamo strutturato, identificato un nuovo logo della cooperativa, che è un cuore, che si vede un po' rappresentato anche nei volantini che abbiamo portato così per la giornata di oggi, un cuore di mosaico, sì, con un payoff che recita la comunità nel cuore. Quindi quello che vuole essere e rappresentare la cooperativa San Vitale è
un cuore che pulsa all'interno della comunità ed entrare sempre di più nel cuore della comunità stessa. Ovvio. Signora Fantinelli, è già comparso prima l'immagine di questa scritta Il Durante Dopo di Noi. Ecco, di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un progetto che nasce da una legge nazionale in cui si vuole tutelare e dare un'opportunità a quelle famiglie che hanno un figlio disabile, di cui la prima domanda che si pongono appena iniziano a riflettere al futuro è: che cosa sarà di mio figlio quando io non ci sarò più? È ovvio, è una domanda angosciante. E direi proprio di sì, è una domanda che a un genitore con figlio disabile è ricorrente, non dico tutti i giorni, ma comunque in qualsiasi tipo di ostacolo che avviene durante la vita. E per cui è importante che l'Italia abbia anche l'Italia messo a fuoco una legge che tuteli i nostri figli dal momento dove noi non ci saremo più, ma è altrettanto importante che si faccia un percorso intanto che i nostri figli sono in vita con i genitori. Questo perché? Perché è facile pensare che domani i nostri figli possano essere tutelati in qualsiasi forma di certo. Che conosciamo già un ricovero, una casa. Quello che invece noi chiediamo è che i nostri figli continuino ad avere la stessa vita e lo stesso tenore anche quando noi non ci saremo più. Per cui il progetto mira a questo. Certo. Presidente, contiamoci, anzi contatevi, quanti siete ad agire sul territorio? Dunque, avete difficoltà a reperire personale, perché ci vorrà anche del noi personale. Abbiamo, per quanto riguarda i volontari, noi abbiamo circa 12 volontari che agiscono di fianco a noi e lavorano in particolar modo sul trasporto dei disabili, lavorano presso la nostra sede di Ravenna, presso la nostra sede dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, presso la sede dell'Unione dei Comuni della Romagna, della Bassa Romagna, ovvero oltre alla sede provinciale abbiamo anche due sedi distaccate presso i comprensori. I volontari sono fondamentali, perché senza di loro probabilmente certo. L'associazione non ci sarebbe. Certo. Dove operano? Operano nell'assistenza, nella compagnia, nel trasporto disabili, in modo che poi la persona che viene da noi è presa per mano e viene aiutata fino a tutto il percorso completo della sua vita. Certo. Viene da noi per problemi di patronato, di invalidità civile, di accompagnamento e tutte le problematiche, perché quando uno si ammala purtroppo deve avere quei supporti e quelle indennità di cui ha diritto. Certo. E allora noi li seguiamo sotto il profilo giuridico, sotto il profilo assistenziale, sotto il profilo fiscale. Certo, un po' tutto, a 360, a 360 gradi. Gradi. Mentre invece la cooperativa San Vitale in particolare cosa fa? Mi parli di qualche vostra iniziativa, di qualche sì. vostra attività? Sì. La cooperativa opera in servizi anche molto differenziati tra di loro, perché è una cooperativa sociale a scopo plurimo, si dice un po' tra addetti ai lavori, quindi di tipo B/A secondo la legge 381 del 91, che è quella che norma appunto, identifica la cooperazione sociale come strumento di politiche attive di welfare della comunità. E la cooperativa gestisce e offre struttura sia servizi di inserimento lavorativo, appunto a favore delle fasce deboli cosiddette o svantaggiate della comunità, tra cui le persone con disabilità, ma offre anche tutta una gamma di servizi di tipo educativo ed abilitativo che forniscono alle persone con disabilità o svantaggiate gli strumenti per poter occupare un posto certo. positivo all'interno della comunità nella quale e avere vivono. Un ruolo assolutamente attivo, pur nelle limitazioni che ovviamente magari i loro problemi certamente. Personali creano. E abbiamo da questo punto di vista sposato, tra virgolette, in pieno i principi di qualità di vita per la persona con disabilità, che sono i principi fondamentali attraverso i quali poi abbiamo sviluppato tutta una gamma di servizi abilitativi che, tanto per rimanere nel tema della giornata di oggi, durante e dopo di noi, significano ecco, fare delle scelte anche rispetto a proposte specifiche e specialistiche certo. da proporre alle famiglie e alle persone con disabilità, che vadano, come diceva giustamente Paola prima, oltre le risposte che canonicamente sono state fornite
E viva Dio, sono state fornite nel nostro territorio, certo, perché certo. Il nostro territorio è comunque un territorio che ha dato moltissime risposte, ma oggi è tempo di innovazione, è tempo di considerare la persona con disabilità non soltanto dal punto di vista delle sue limitazioni, ma soprattutto dal punto di vista delle risorse che può esprimere chiaramente con i sostegni giusti. Quindi certo. Quello di cui si occupa la cooperativa è l'individuazione degli strumenti, i sostegni giusti che possano accompagnare la persona con disabilità dal momento in cui manifesta i suoi bisogni fino al termine della propria certo, vita. Certo. Signora Fantinelli, e invece il durante e dopo di noi, questo sportello, in parole povere, che cosa vuole fare, cosa offre, cosa chiede? Allora, questo sportello deve diventare e sta diventando un monitoraggio sul territorio delle famiglie che hanno delle esigenze, per cui possono chiamare questo numero telefonico che si vede anche sul nostro volantino, che non ho occhiali per cui non posso dirlo, o lo legge lei o io da qui a lì non lo vedo. 377... 68 99 909. Esatto, questo numero dove risponderà un nostro operatore, si farà carico della richiesta della persona che telefona e verrà praticamente spostato presso uno dei nostri legali. In questo sportello abbiamo due legali, Enzo Bossano e Francesca Vitulo, che si occupano di tutta quella che è la parte legale e comunque dell'inizio di questo procedimento per capire di che cosa hanno effettivamente bisogno questa famiglia. Abbiamo al nostro interno un notaio, perché esiste tutta una serie di dati tecnici che sanno molto meglio loro di me, ma sì. Il trust, l'amministratore di sostegno, tutte queste cose. Per cui c'è bisogno di un professionista di queste esatto, cose che, di un professionista che affianchi il richiedente. Che abbia questo. E più in più abbiamo due medici, un medico del lavoro e un medico, diciamo così, specialistico, che possono dare quelle indirizzi che servano alle famiglie per poi delle volte ottenere anche in modo diverso l'assistenza nei confronti del familiare, perché come diceva anche Romina, oggi abbiamo per fortuna una standardizzazione, ma bisogna che andiamo verso una personalizzazione dei servizi, cioè le persone sono tutte diverse, certo. E all'interno comunque di un contenitore dobbiamo anche capire quali sono le esigenze di questa persona, certo. Perché altrimenti andiamo a abbruttire e non tiriamo fuori quello che sono le risorse di questa persona. Certo, certo. Presidente De Giovanni, è partito da poco questo sportello, ma percepite che ce n'era l'esigenza tra la società, tra la popolazione? Assolutamente sì, è il primo sportello a livello provinciale, sì, perché già in precedenza noi avevamo ricevuto famiglie in maniera non organizzata, però dopo venivano da noi e noi insomma, cercavamo di dare risposte poi in collaborazione con la cooperativa Savitale. Però volevo dire questo. È un servizio gratuito innanzitutto, il fatto che ci siano avvocati, notaio, medici non può apparire, sì. Ma è gratuito. Quanto costa? Non costa nulla. Non costa nulla, pertanto le famiglie vengono accolte, i bisogni vengono recepiti e poi dobbiamo dare le soluzioni, le risposte. C'è una grandissima necessità. Perché purtroppo si tende ancora oggi, nonostante la diffusione di una nuova cultura, nonostante un progresso sociale che c'è, nonostante tutto, la gente si chiude in se stessa. Col proprio problema. Col proprio problema. Guardi, io ho ricevuto un mese fa, neanche, una famiglia che ha una ragazza con disabilità grave, che ha 26 anni e fino ad oggi si sono arrangiati, ovvero sa cosa vuol dire arrangiati? Io l'ho presa per mano insieme ai servizi sociali, insieme agli assistenti sociali, insieme alle istituzioni e abbiamo fatto un percorso di vita nuovo. Che ha migliorato la vita di tutti. Che ha rivoluzionato la loro vita. La loro vita, sia di chi ha la disabilità, ma soprattutto di chi è accanto a essa. La famiglia, perché esatto, la famiglia viene proprio calpestata, perché vivono in funzione di questo figlio. Certo, certo. Volevo chiedere invece, e lo chiedo a tutti voi, iniziamo dalla signora Romina, come risponde la società Emiliano-Romagnola, Romagnola, Faentina, Ravennati, insomma la nostra società come risponde alle vostre sollecitazioni?
Beh, devo dire che si sta sviluppando una bella rete di integrazione tra le varie realtà della comunità, tra le varie agenzie, così noi le andiamo a definire. Quindi la collaborazione con gli enti pubblici, sociosanitari, in particolare i comuni e l'azienda sanitaria è molto proficua, per cui c'è un confronto attivo e quello che stiamo cercando di costruire è veramente una rete integrata di solidarietà che supporti sempre di più la persona con disabilità. Certo, la funzione delle associazioni è fondamentale perché sono un po' la sentinella della comunità che promuove il grido d'allarme, però devo dire che intorno a questo grido d'allarme c'è una grande attenzione degli enti locali, per cui stiamo realmente ricostruendo una rete sempre più supportiva nei confronti delle persone. Signora Fantinelli, invece l'immenso serbatoio che potrebbero essere i vostri volontari, cioè la gente, tra virgolette, comune, come risponde invece alle vostre sollecitazioni quando conosce che c'è bisogno di sopportare questa realtà? Quando viene a contatto, la prima cosa che fanno è mi ringraziano. Sì. Sì, perché mediamente quando le persone che iniziano a fare volontariato e si affacciano a una realtà come la nostra, si rendono conto di quanto sono utili. Cosa che non hanno la percezione prima, non si rendono conto di quanto questo mondo ha bisogno del contatto con gli altri, di un contatto dei cosiddetti normali. E il fatto che i nostri volontari si relazionano in modo del tutto spontaneo con la nostra utenza, questo fa sì che non è l'utente che ci guadagna, ma è il volontario che si arricchisce. Quindi prende il volontario, non dà come pensano tanti. No, come si pensa, il volontario prende, perché la nostra utenza è un'utenza che dà, è un'utenza che ha bisogno di dare. E per cui il volontario si vede investito di questo dono che gli fanno queste persone, perché di fatto i nostri utenti hanno dei bisogni e quando qualcheduno li aiuta, indubbiamente loro sono solo felici. Quindi, se non ho capito male, sono contenti di fare i volontari, non vedono l'ora che sia il momento di fare. Assolutamente, abbiamo un'esperienza, posso dirlo, abbiamo un'esperienza in ufficio di una signora che si è aggregata ultimamente, che ha anche cominciato ogni tanto a preparare da mangiare, e per cui oggi non si vede che è l'ora che si arrivi il giovedì, perché possiamo anche dire il nome, Tiziana regolarmente fa qualche cosa da mangiare per mezzogiorno, per cui anche quelli che erano fuori a fare i volontari ritornano in sede per poter mangiare quello che ci ha preparato Tiziana. Certo, molto importante, molto bello. Prego. Sì, diventa un momento di conviviale, un momento di confronto, un momento di scambio di energie, io lo chiamo così anche perché quando ho avuto l'esperienza io all'interno dell'Istituto Oncologico Romagnolo ho avuto proprio questo, no? Lo scambio di energie, uno dà e riceve. Certo. Da noi è uguale perché le persone che vengono da noi sono famiglie, persone, individui che hanno delle fragilità, che hanno dei bisogni e noi siamo espressione di questi bisogni. Cosa dobbiamo fare? Come dicevo prima, prenderli per mano e dare delle risposte, risolvere dei problemi quando è possibile. Spesso è possibile, a volte non ce la facciamo, però diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi riusciamo a dare delle buone e ottime risposte, ma il volontario, prendiamo ad esempio le persone che vengono lì e fanno anche da front office, i volontari che vengono lì e fanno da front office, che hanno acquisito anche delle competenze e riescono ai momenti di grande affluenza di persone, di gente che abbiamo ogni giorno a filtrare, a dare una mano, a suggerire, perché noi non siamo solo un'associazione, ma siamo anche un punto d'ascolto, perché abbiamo la bontà e la forza e la capacità di essere anche punto d'ascolto, perché la persona viene lì a fare una pratica di patronato o a chiedere aiuto. Ma vuole anche magari fare quattro chiacchiere, parlare dei propri problemi, si sfoga un po' e sentirsi coinvolto in un ambiente. Senta, signora Fantina, mi sembra di aver capito, insomma, che il volontario può essere o una persona che ha direttamente dei problemi, suo figlio, se stesso, quindi è chiaro che partecipa perché è il suo interesse, però c'è anche un aspetto di generosità che però abbiamo capito è anche un po', tutto sommato, quasi un po' egoistica, perché chi ci gode poi alla fine è lo stesso volontario, è così.
È così. Sì, la domanda era fatta. Oh, scusi. Okay. Rispondi tu. No, va benissimo. Sì, è così. Devo dire che anche all'interno della cooperativa, così come nell'associazione, sono presenti molti volontari. Mm-hmm. E tutto sommato anche gli operatori che operano all'interno della cooperativa esercitano quotidianamente una parte di volontariato, cioè vanno oltre il loro mandato istituzionale di operatori o di professionisti. Mm-hmm. Perché chi lavora in cooperativa lavora in un'impresa particolare dove si sperimenta tutti i giorni l'efficacia dell'unione fa la forza e quindi tutti insieme a costruire un obiettivo di solidarietà nei confronti della comunità nella quale viviamo. Certo. Quindi assolutamente. Sì. Presidente, e il mondo politico, i nostri politici come risponde? Lei sorride però, la domanda bisogna fare. Come risponde il mondo istituzionale, politico, amministrativo, scelga lei l'aggettivo, alle vostre necessità? Beh, sta migliorando, anche se la sensibilità non è ancora come io vorrei, da parte della classe politica, da parte dei nostri amministratori, però la situazione sta cambiando, sono abbastanza fiducioso, il confronto è un confronto costante. Durante le ultime politiche abbiamo incontrato diversi esponenti nazionali di vari partiti, guarda caso, durante la campagna elettorale tutti disponibilissimi a creare immagino. A creare ministero, a creare sinergie. Adesso bisognerà vedere una volta che se ci sarà il governo, cosa faranno effettivamente. Vediamo un po' cosa fanno, perché hanno promesso di tutto, creare un ministero solo per la disabilità, creare una rete dove loro, insomma, dove anche noi facciamo. È tutta una serie di proposte che sono veramente meravigliose alla luce dei fatti vedremo. Ma scendendo a livello regionale e provinciale c'è un ottimo rapporto. Certo. ANMIC regionale viene convocata quando ci sono le udienze nelle varie commissioni della regione Emilia-Romagna. Siamo in audizione quasi tutte le settimane, veniamo convocati per sentire anche il nostro parere. Per quanto riguarda i decreti regionali di competenza, certo. Quindi diciamo che a livello regionale, a livello statale, aspettiamo risposte positive, ma a livello più regionale e locale mi risulta anche a me che le cose vadano decisamente. C'è che lo diciamo nel nostro progetto durante il gioco di noi, sia la Regione Emilia-Romagna sia l'ASL è un partner, cui sono fattivamente all'interno di questo progetto assieme a noi. Signora Fantinelli, lei è responsabile della comunicazione dell'ANMIC, quindi ad esempio avete bisogno anche che le aziende, il mondo del lavoro venga incontro a voi per accettare di poter dialogare con voi. Come va su questo versante? Quando voi proponete ad esempio un tirocinio qualcuno potrebbe rispondere meglio Romina, ma le rispondo da mamma. È molto difficile ancora. Le aziende non accettano l'inclusione di persone con disabilità, trovano mille stratagemmi per non assumere ragazzi con problematiche. Abbiamo altre aziende, perché bisogna anche dire che abbiamo delle aziende che sono sensibili, dove possiamo mettere i nostri ragazzi a far tirocinio, dove trovano lavoro, però è ancora un mondo molto molto chiuso dove, e qui tiro in ballo il famoso politica, dove ancora la politica ha lasciato delle maglie per cui si possono trovare stratagemmi per non far rispettare le leggi che ci sono sull'assunzione delle disabilità. Certo. Signora Maresi, quindi mi sembra di capire che c'è ancora molto da fare, molto avete fatto ma c'è ancora molto da fare. Assolutamente, il cammino è appena ricominciato perché secondo me si tratta proprio di un nuovo inizio rispetto ai servizi per la disabilità, però abbiamo molte energie a disposizione e soprattutto abbiamo una visione, che è la cosa più importante, perché bisogna capire bene dove vogliamo andare e su questo sia la cooperativa San Vitale che ANMIC hanno le idee molto chiare. Quindi dobbiamo allargare la squadra, perché chiaramente i progetti hanno bisogno di molte gambe per poter arrivare agli obiettivi, e dobbiamo arrivarci con la comunità, che deve diventare sempre più protagonista. La disabilità
non deve essere un fatto esclusivo degli addetti ai lavori. Cioè più riusciamo a coinvolgere la comunità, certo, e in questo la legge 112 è uno strumento fondamentale, e più riusciamo ad arrivare a degli obiettivi che possono rappresentare veramente un cambio di passo e di registro per le persone in difficoltà. Certo. Stiamo avviando verso la fine di questa interessante chiacchierata. Presidente, la domanda può sembrare così, ma chi ve lo fa fare? La nostra passione, la nostra cultura, il nostro, quello che sentiamo dentro. Sembra strano dirlo, però io sono andato in pensione e ho iniziato a fare questo lavoro. Non me l'ha mica detto il medico. Io dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 5 sono lì tutti i giorni. Non sono mica stipendiato, però ci sono. E le piace è una e forza, le dà soddisfazione. È una forza interna che uno sente, sì. È qualcosa, uno sente andare a pescare dalla mattina alla sera, uno sente di fare questa cosa qui, cioè di essere a disposizione delle persone che hanno avuto meno della vita. Ok, di aiutarli, di prenderli, certo, di sostenerli. Io lo faccio, noi lo facciamo perché sentiamo questo all'interno della nostra, sì, della nostra anima. Certo. Sembra un discorso un po' così, campato per aria, però se non lo senti dentro, non lo fai mica. Ah, certo, certo, certo. Signora Maresi, lei quindi alla fine della giornata è soddisfatta? Stanca, ma molto soddisfatta. Stanca. Sì. Sì, sì. E con energie pronte per ripartire per una nuova Quindi sfida, un nuovo impegno. Lavorare per gli altri, soprattutto quelli che hanno dei problemi, è un arricchimento anche, oltre personale, che intellettuale, anche quasi fisico. Assolutamente, non potrei fare altro nella vita, perché sì, è vero, cioè, questo è un mestiere particolare in cui si mettono in campo sia competenze sul piano intellettivo, eccetera, ma si mette in campo soprattutto quella motivazione che ha a che fare con la passione, quindi con quell'energia che si ha dentro, certo, e che si rigenera di continuo solo in relazione agli altri, certo, e agli effetti che in qualche modo si possono tradurre nei, certo, percorsi, certo, delle, certo, persone. Signora Fantinelli, lei ha in casa un problema di quelli di cui ne stiamo parlando. Questa la facilita o avrebbe fatto volentieri a meno? Direi che è poco tempo che mi sono avvicinata al mondo della disabilità come volontaria. Mi sono sempre occupata di altro, ho fatto volontariato nel campo del turismo, proprio perché dovevo andare a cercare la mia energia da un'altra parte per tornare a casa ed occuparmi della mia problematica. Oggi il mio ragazzo è più grande, è molto autonomo, usufruisce dei servizi della cooperativa San Vitale, del quale gli hanno fatto un progetto di vita personalizzato. Ho incontrato Francesco De Giovanni, che annaspava un pochettino su alcune cose, allora ho deciso che la mia competenza l'avrei messa a sua disposizione. E mi sono reso conto che è un mondo che ha veramente molto bisogno, perché è un mondo che fuori non esce. Certo. Abbiamo sempre avuto tendenza a tenercelo in casa. Come diceva il Presidente, appunto, che si arrangiava. Esatto, ci si arrangiava, e per cui sono molto contenta di poter dare la mia disponibilità, la mia passione per far sì che questo problema, che questi servizi che vengano dati, sì, possano arrivare al maggior numero di persone possibili. Bene. Siamo arrivati al termine di questa interessante chiacchierata. Complimenti per tutto quello che state facendo e invito chiunque ci stia ascoltando, se ha dentro di sé questa fiammella che sente di poter diventare un fuoco, di contattarvi, perché ne avete evidentemente bisogno. Siamo qui. Grazie a tutti voi e grazie anche a voi che ci avete ascoltato.